Me ne andavo un mattino a spigolare quando vidi una barca in mezzo al mare. Una cerimonia semplice, toccante, essenziale. Sapri, nel viale della Spigolatrice, a pochi passi dalla statua dell'eroina cantata in versi dal poeta Luigi Mercantini e a pochi metri dal mare della suggestiva Baia, ha celebrato la festa della Repubblica. In migliaia hanno partecipato, tutti in grande raccoglimento ed attenzione. Con la presentazione da parte del giornalista Francesco Lombardi, dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Gentile e di Matteo Petti, ideatore della Festa della Repubblica che per tanti anni ogni 2 giugno ha animato via Roma, spazio ad una riflessione sull'importanza della Costituzione repubblicana e del lavoro dei padri costituenti, oltre che delle lotte risorgimentali da parte dello storico e scrittore, nonché direttore del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri, Cesare Epifano. Sono molto emozionato in quanto l'amministrazione ha preso in carico, come già d'accordo l'anno scorso, e quindi sono molto contento e felice che questa iniziativa possa sempre crescere, essere sempre più bella, e che l'amministrazione di Sapri la prende veramente a cuore. Matteo, quando e come nacque l'idea di addobbare a festa via Roma a Sapri e quindi celebrare in questo modo la festa della Repubblica? Allora, è successo 11 anni fa. Mio nonno omonimo, già sottufficiale dell'esercito in stanza a Persano, da bambino mi portava sempre a queste manifestazioni e mi diceva: vatti a cambiare che dobbiamo andare a queste cerimonie. All'epoca il sindaco davano le caramelle ai bambini, ero molto contento. E quindi è nata così, per far contento pure a mio nonno Matteo, ho cominciato a fare questa festa che è cresciuta sempre di più. Uno dei momenti più significativi dell'evento è stato sicuramente la consegna di una copia della Costituzione Repubblicana Italiana ad un gruppo di studenti residenti nel comune di Sapri, i quali compiono 18 anni in questo 2024. Si porta avanti un'idea di Matteo Petti, che l'anno scorso ci ha dato il testimone, ritenendolo come giusto portarlo nell'ambito più vasto per quanto riguarda le attività civiche che vengono svolte da tutte le amministrazioni. Ricordare il 2 giugno 1946, quando l'Italia scelse la Repubblica, iniziò la fase costituente per portarci alla Costituzione, una Costituzione nata dall'antifascismo, una Costituzione nata dal sangue, dalla richiesta dal basso, e che ha assicurato all'Italia in tutti questi anni momenti di pace e di alto senso civico. Oggi più che mai, oggi come allora, siamo chiamati a riportare questi valori, a ricordarli sempre e a immaginare di coniugarli all'interno dell'Europa, un'istituzione ancora più vasta che ha bisogno di pace e serenità e che in questo momento vede attaccati al proprio interno dei popoli che hanno bisogno quindi di essere riportati lungo una fase democratica, pacifica e di crescita. Noi come amministrazioni siamo tenuti a ricordare momenti estremamente importanti, e tra le feste civili più importanti della nostra nazione c'è proprio quella del 2 giugno. Quindi Alessandra Maffia, musicista laureata presso il Conservatorio Martucci di Salerno, ha dapprima cantato l'inno nazionale italiano e poi è stata la protagonista di un'intensa interpretazione della Spigolatrice di Sapri di Mercantini. Chiusura all'insegna del gusto con l'apprezzato gelato tricolore del maestro gelatiere Enzo Crivella.